Facciamolo. Forza. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, in questo ultimo video, direi. Come avrete visto sui social in generale, questo video lo facciamo per dare una conclusione a noi per rispetto di quello che c'è stato in questi 3 anni, per i nostri figli, per le persone che ci hanno seguito, supportato. Partiamo dal fatto che questo video non è fake, non è clickbait, è la verità ragazzi, cioè ci dispiace dirlo. Sono un po' in difficoltà a trovare le parole da usare per spiegarvi un po' il tutto. Ovviamente poi farò parlare anche Sara, però abbiamo litigato, ci siamo detti frecciatine come 2 bambini, abbiamo sbagliato, però non si torna indietro. E questa volta. Questa volta basta, noi come coppia non ci saremo più, anche la Space Family come la conoscete ora non ci sarà più, come vedete Sara ha tolto la fede e non ci sposeremo più. Siamo stati già tanto male. Dicevo, scusate, so che adesso forse saremo un po' credibili, starete dicendo no, è finito, eccetera, eccetera, okay. No ragazzi, magari lo fosse, questa volta non penso ci sia qualcosa che ci possa far tornare indietro, perché c'è se delle cose grosse. Anche perché tu non fai niente per... Ma io non posso perdonare determinate cose. Ho visto dei messaggi di Sara, delle chat che ogni volta che la guardo le vedo, mi fanno male. Non pensavo avesse tutte queste mancanze da parte mia e le andasse a cercare altrove, ma questo è quello che è stato. Non si può tornare indietro da ciò che ha fatto. E quindi abbiamo deciso di lasciarci. Mi dispiace, voi eravate come una seconda famiglia per noi. Abbiamo passato 3 anni bellissimi insieme. La vita tante volte non è vissere felici e contenti, perché quello è solo nelle favole, nei film, nei cartoni animati. La realtà è ben altra. E questa volta non riusciamo a parlare col sorriso che cercavamo sempre di... E tutto quello che c'era da dire, insomma, l'ha detto Vale, ci dispiace tanto, e soprattutto per quelli che credevano in noi. Non avevamo messo in conto che tutto può finire, in realtà, ecco. Io non pensavo di arrivare a un punto di non provare niente per Vale, niente più, perché prima lo amavo tantissimo. Come sapete stavamo facendo il trasloco, eravamo prossimi a traslocarci nella nuova casa, ovviamente lì andrà Sara con i bambini, io penso che tornerò nella casa che avevamo all'inizio, quella a Milano, e tanto in tanto vedrò anche i bambini, cioè me lo permetterà. Spero che mi permetterà di vederli, che mi permetterà di continuare a essere il loro papà. Avrei voluto avessero un papà e una mamma insieme, ma non è stato possibile. E spero che mi permetterà di stare con i miei figli. Vabbè, quello sì. Sì, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, non si sa mai. Chiedo scusa per le frecciatine che avete visto in questi giorni, anche perché abbiamo ripetuto, diciamo, lo stesso sbaglio dell'altra volta e... Ma stavolta non torniamo indietro, non si può tornare più indietro. Perché io avevo provato a dire a Valentino magari di rimanere amici. Io prenderò sicuramente un momento di pausa, o addirittura smetterò di usare i social. Credo mi vada più di mostrarmi. Tutte le persone che mi hanno sempre seguito hanno visto il percorso della mia vita, non è andata come potevo immaginare. Spero ci saranno dei giorni migliori. Basta. Questa è la verità. Vorrei che questo video finisse con è uno scherzo, è fake. Non è così. Ahimè non è così. Se vi ricordate, c'era una cosa che un mesetto fa vi abbiamo detto che stavamo lavorando su questa cosa, che ve l'avremmo detta, che era una cosa bella. Ma purtroppo... È fake! Ve l'abbiamo fatta!
non scherzo. Sì, è un titolo clickbait. Sì, è un video finto. Perché? Perché volevamo attirare la vostra attenzione. Esatto. Cosa che dovevamo dirvi, finalmente possiamo dirvela. Ah, sì, ci sposeremo, comunque. Sì, ovvio. Che cosa? E ci amiamo come sempre. Sì. Anche più di prima. Non so, queste chat tue. Dai, non è vero niente, tutto è inventato. Ma cosa dobbiamo dirvi, ragazzi? La notizia delle notizie. Oh, tutti in chat. Oh. Dentro potete trovare tantissimi giochi. Raga, li abbiamo ideati io e Valentino. E secondo me, cioè non è perché è mio, ma è il libro più bello del mondo. È uscito quindi il nostro fantastico libro, Chiama in viaggio con la Space Family. Ragazzi, dal 20 febbraio lo trovate ovunque. Potete già preordinarlo, ragazzi, vi lascio il link qua sotto. Lo trovate già su Amazon. Ovunque, ragazzi, potete ordinarlo e vi arriverà a casa vostra. E grazie a questo libro noi faremo un sacco di date. Partirà il grande tour della Space Family in giro per tutta Italia. Tutta Italia, arriveremo ovunque a casa tua. A firmarvi le copie del nostro libro. Quindi avete tutto il mese, perché poi dal 20 febbraio noi partiremo con le date per un mese e mezzo in giro per tutta Italia. Iniziate a preordinarlo, dobbiamo scalare le classifiche. Posso fargli vedere solo un gioco così? Qualcosa. Per dargli un'idea. Un'idea, no, vi faccio vedere questo qua. Faccio vedere solo spoilerino. Due pagine. Spoilerino. Allora, primo spoiler e secondo spoiler. C'è anche Stella. Ed ecco qua. Basta. Basta spoilerini, comunque è pieno di giochi, è pieno di cosine da fare. È un libro fatto per ragazzi e famiglie, quindi esatto, potete, con genitori potete giocare con i vostri e potete passare del tempo con loro, magari potete anche scoprire di conoscervi ancora meglio di quanto vi sia. Esatto, è un libro per unire tutta la famiglia, ragazzi, mamme, papà, si può giocare tutti insieme. Dentro c'è raccontata la nostra storia e un po' di aneddoti, ci sono molte anche cose carine, cose inedite. Esatto, ci abbiamo lavorato molto, ci teniamo tanto a questo libro. È il primo libro della Space Family. Cioè, chi non ha il primo libro della Space Family non è un vero Space Family. Esatto, quindi Space Familiani, scaliamo tutte le classifiche, tutti a preordinare qua, tutti preordinate, tutti cliccate in questo momento e correte a preordinare, perché raga finiscono subito, eh. Poi partiremo per un tour incredibile, tutte le città, scrivete qua tutte le città dove volete che veniamo. Guardate la copertina, è meravigliosa, come potete notare c'è Mamo e Kevin e io e Vale, raga è spettacolare. Quindi ragazzi, fateci sapere se lo prenderete. Ovviamente, fate, ragazzi, ci scusiamo per questo video super fake, ma volevamo attirare la vostra attenzione e noi sappiamo che a voi piacciono i drama, le frecciatine, il gossip. Bene, tutte quelle robe. Allora abbiamo detto, esatto, dato che il gossip tante volte ci va contro, noi usiamo il gossip per attrarlo a noi. Esatto. Quindi scusate per questa tutta sta tiritera che abbiamo fatto. Non era niente, abbiamo il backstage. Raga, di... sì. Sara non sa assolutamente recitare. È infatti, stato difficilissimo. C'erano dei pezzi in cui ero così. No, e io sì. Ridevo. Lei stava tutto il tempo così. I capelli per coprirsi perché ridevano. L'abbiamo rifatta sì, 12 volte. No, l'abbiamo rifatta 12 volte, ragazzi. Quindi per questo video fake potete darci un insultino. Un insultino senza parolacce. Leggero. Tipo birbantelli. Sì, siete proprio dei birbantelli. Dei monelli. Siete dei monellini. Acciderbolina a voi. Tipo una roba del genere. Ovviamente, ragazzi, ci sono già le date del tour. Segnateveli in calendario. Andate da mamma, papà, nonna, zia. È uscito il libro della Space Family. Lo voglio subito, quindi preordinatelo e vi aspettiamo in tutte le date. Ora ve le lascio qua, potete guardarvele, ve le metterò in tutti i video che faremo. Esatto. Così non ve le perdete, non vi perdete quell'appuntamento, perché noi vi aspettiamo tutti con i libri alzati finalmente dopo, ragazzi, due anni di canale. Ci vediamo tutti con i libri in mano. Esatto, raga. Questo, diciamo, un po' il piccolo traguardo di questi due anni del canale, quindi esatto, anche un modo per darvi qualcosa di nostro. Esatto. A voi. Esatto. Ci abbiamo lavorato così. Così almeno potete ci inviate sempre foto del tipo, vedete una penna con l'astronave
scrivete a noi, raga, ho trovato l'astronave vostra, la penna vostra, è tutto. In realtà non è nostra. Questo è nostro. Questo è nostro e finalmente possiamo darvi qualcosa noi a voi. Esatto. Speriamo vi piaccia. Ricordiamo ancora, tutti qua sotto, preordinatelo. Spacchiamo Amazon, Space Femiliani. Dobbiamo salire in classifica, raga. Dobbiamo far sentire a tutti il nostro potere Space Femiliano. I Space Femiliani sono la famiglia più grande di tutta YouTube. Kevin. Ovviamente in questo libro c'è un po' di Mamo e anche un po' di Kevin. Esatto. Quindi diciamo ci teniamo tantissimo. E raga, io pretendo di vedervi urlare tutti insieme con il libro in mano ai nostri eventi. Cioè, raga, non potete non avere il libro della Space Family. Cioè, e fidatevi che quando lo andrete a comprare direte: wow, come ho fatto a vivere senza questo libro? Cioè, fino adesso come ho fatto io a vivere senza questo libro? Comunque, andate a comprarlo, dobbiamo scalare le classifiche e diventare gli Space Familiani. Librai più forti del mondo. Dobbiamo essere i librai più forti di tutti. Space librai, Space libro. Nello scorso video noi gli avevamo lasciato anche un indizio che alcuni hanno c'è colto. In un video un indizio dove vicino a Mamo, a Kevin, sì, c'era Mamo il libro. In mezzo alle gambe aveva il libro. Qualcuno l'aveva Vale visto. Si era dimenticato di togliere il pezzo. Io ho detto guarda che lo vedono, guarda. Però non pochi l'hanno notato, vero? In un video c'è il libro. Vediamo, andate a riguardare i video vecchi, vediamo se lo trovate e taggateci. Esatto, taggateci su Instagram. E ovviamente se avete fatto il pre-order, taggateci su Instagram. Ci vediamo domani, perché domani faremo, che e vedrete insieme, la reaction di Mamo al nostro libro. A mamma e papà nel libro. Cosa? Voglio vedere Mamo come reagisce. No vabbè, non vedo l'ora. Mamo che prova a fare qualche giochino, sì. Del nostro oddio. Libro. Quindi ragazzi, ci vediamo domani. Io voglio vedere primo posto in classifica la Space Family su Amazon. Tutti a comprare, raga, il libro. Se saliamo al primo posto in classifica, al primo posto, Vale si fa i capelli a zero. No. Mi lancio nella piscina ghiacciata col libro. Ciao ragazzi, ci vediamo in un prossimo libro della Space Family. Ciao librai, Space Familiani. Ciao Space Familiani librai. Ciao, compratelo, dobbiamo scalare le classifiche. Compratelo, andrò a preordinarlo qui sotto su Amazon. Ciao, a domani. Ma non ci lasceremo mai, vero? No, non ci lasceremo mai. Allora dammi un bacio. E non ci lasceremo mai. Chissà quanto ci odiano le persone per questo video fake. Ma per una giusta causa. Oh amore, non mi fa ridere però. Ciao a tutti ragazzi. Amo quel... mi ha fatto ridere. Siamo. Mannaggia a te, oh! No, è dai, no! Ultimo video, direi, su questo canale. Canale. Oh, oh, basta, ti prego! Clickbait. È fake. È clickbait. E tu che hai cliccato. Non devi stare vicino, cioè, stai là. Cioè, una conclusione a questi 3 anni. Io poi lascerò parlare ovviamente anche Sara. Non mi va a parlare a me. Dai, mo. Dai, mo. Dai. Non lascerò parlare a Sara. Dai. Non ti riesco. Noi continueremo a stare vicino. Dai, mo. È difficile anche per me. Dai. Siamo stati già tanto male. Aspetta, scusa. Dai, mo. Dai, mo. Aiutami. Dai. Seria, devi pensare male. Dai, sì. Mo. Mo. Serio, piangi, pensa una cosa brutta. Dai, pensa una cosa brutta.
Ah, mo, no, pensa una cosa brutta. E niente, tutto quello che... mi viene da piangere. Dai, dai. Dai, amore. Ok, amore mio, è facile. E niente, tutto quello che... Dai, tre parole. Se no metto tre minuti miei, dai. Mi sembra così incredibile. Dai. Togli la gamba, non mi devi toccare. E niente, tutto quello che ha detto. L'ha detto. Dai, no. Ok. Che tu sarà brava. Ok. Tanto vedrò anche i bambini, cioè me lo permetterà. Amore, dai, amore, no, perfetta! No, no, non mi fare questi gesti, non ferite. Dai. Okay. Io credo che tornerò. Hai altro da dire? Sennò chiudiamo. Che non ti ho detto?